Giugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi siamo qui insieme a Federico Mercuri che è riuscito ad arrivare al... al primo posto ma non veniva. È riuscito a vincere il nazionale di Edison organizzato da SDG. Ovviamente però ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio ragazzi per comprare tutti i vostri prodotti retro format, perché hanno prodotti coreani. SDG vi permette di utilizzare box coreani, quindi se volete acquistare e avere un piccolo sconto trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa ragazzi per Jackstore, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto coreano, trovate sia da Fantasia che da Jackstore. Poi hanno anche One Piece, in particolare, tutto quello che vi pare. Anche per loro referral link e codice sconto sempre qua sotto. Detto questo, iniziamo. Allora, Fede, questo è un episodio del podcast particolare, perché di base sei venuto qua e la situazione è quella che è, un po' caldo, sì. Però ce la possiamo accollare. Allora, com'è andato il torneo? Allora, il torneo è andato, visto il risultato, indubbiamente bene. Poi, ecco, è stato bello vedere tanti persone che comunque facevano il tifo per me, perché comunque portando una novità, qualcosa di mai visto, relativamente mai visto, nel senso che comunque le carte in Edison sono quelle, quindi meno male si conoscono un po' tutte, però comunque ecco il mazzo outsider che non si aspetta nessuno che riesce a vincere il torneo è stata una bella sorpresa. Allora, che mazzo è di base? Allora, di base è un Monster Mash, cioè giochiamo quindi un mazzo da 43 carte, dove il 99% sono mostri, giochiamo 40 mostri e 41 mostri e 2 magie che sono soltanto Pot of Favoris. Ok, praticamente giochi la versione vecchia di Samurai Super Pesante, che giocava tipo 40 carte, ogni carta era uno startino. Quindi a tante partenze come mazzo, non fai magari il classico brick in Edison del non hai la normal da fare, perché appunto giocando 41 mostri è impossibile non avere il mostro da evocare ogni turno, e quindi ecco, diciamo che preferisco magari avere sempre un mostro a tavola piuttosto che una trappola settata, ecco. Ok, e durante i turni cosa hai beccato? Allora, durante i turni di Svizzera, allora sono iniziato intanto con un bye, perché avevo le 6 qualifiche, okay, che me ne davano appunto uno, per poi beccare al turno 2 un value turbo, in realtà tanti value turbo, tanti value turbo durante la giornata, e soprattutto ragazzi che ho ribeccato anche in top 8, cioè in top 16. Quindi ho beccato il secondo turno appunto un value turbo, mentre il terzo turno è stata una bellissima partita contro un ragazzo che portava Xaver, sì, che è stata veramente una delle partite più sofferte della giornata. Al quarto turno invece ho beccato Vernizzi, che ci ho rifatto in top e giocava Blackwing, che tra l'altro ho vinto una partita perché appunto non conosceva le carte che giocavo, perché non si era reso conto che la strega viola in realtà è Tuner. La strega viola sì pianta. Esatto, incantatore Tuner livello 4. Ok, però è questo, sì, tanto. Esatto. Sì, esatto, noi non l'ho tirata fuori, nel senso... La troviamo. Lei, eccola, sì, esatto, okay. Lei. Non sapeva che era Tuner e quindi si è preso un rosa nera da più 4 inaspettato. E poi il quinto turno invece ho perso in future match contro Fantin, che poi ho ribeccato sempre in top, sempre anche lui un altro vaio turbo. Il sesto turno invece un game che ho perso e un attimo mi aveva fatto scoraggiare, perché ero arrivato al 4-2 e sapevo che non potevo sbagliare più una, contro un Divairo con i Malicius Dad, insomma. Poi al settimo turno invece ho preso un altro BV. È stata una scorpacciata dei piccioni Allora, Nazio. Di base, te pensi che cambierà abbastanza il meta da Leva Vaio Turbo o non? No, tanto è il mazzo più forte del meta e cioè secondo me è inconfutabile. Okay. Cioè, nel senso che secondo me attualmente per essere un top tier devi avere due caratteristiche fondamentali: non perdere da oppression e non perdere da virus. Ok. Quindi Vaio Turbo ce l'ha tutte e due. Sì. Fondamentalmente, quindi sarà sempre secondo me un top tier indiscusso. Poi ovviamente ha tante giocate veloci e è un mazzo che con una carta che può essere sepoltura all'altra dimensione tira fuori un'OTK e non fuori dal nulla, dal cilindro. Ok. Quindi o quella o un RFDD ha molte carte che gli fanno fare power play. Ok. Quindi c'ha quella piccola marcia in più, purtroppo nel formato cioè Vaio Turbo ce l'ha. Subito dopo secondo me c'è appunto Ala Nera, che è un
ha un bacchetto con bledo, è un mazzo diciamo di archetipo con bledo che funziona benissimo e manca nulla. Poi l'ultimo turno di Svizzera invece ho preso un Lightsworn che mi ha fatto su da ghiaccio, come si dice, perché sai che è quel mazzo che se gira e milla come deve milla non lo tieni e non lo tieni. Ringraziando Dio non è andata così, okay. Non ha millato come doveva millare e sono riuscito a contenerlo e vincere. Poi per quanto riguarda la top 16, la prima partita contro Froghiro è stata quella che ho vinto ai turni con il Gallis che ha millato Eldanin. Quella è stata veramente forse la partita più tesa della giornata, proprio al cardiopalma, come si dice. E quindi è stato un bellissimo match che in fondo mi sono giudicato per 2-1 ai turni. Dopodiché ho ripreso appunto i ragazzi che ho preso anche durante la Svizzera. Ho avuto la mia vendetta su Fantin. Poi ho vinto anche contro Vernizzi e contro, in finale contro Casiraghi, che appunto erano Vernizzi, cioè Fantin e Casiraghi giocavano PV e Vernizzi sempre alla nera. Vabbè, che fantasia proprio. Sì, esatto. Vabbè. In top non l'ho contati, ma penso che su 16 erano, se non sbaglio, 9 Vaio Turbo. Una cosa del genere. Guarda il lato positivo, cioè il fatto che il mazzo non fosse, come ti posso dire, il classico mazzo, forse ti ha dato anche vantaggio. Cioè, penso che tanto BV tutti sanno, tanto la lista è sempre quello di... Sì, sanno, di tutto, sai quello che gioca, se c'ha due trappole settate, in base a quando le gira o non le gira, capisci se è un Icaro, capisci se è un Bottomless o una Prison. Sai che devi fare sempre play around Icaro, perché è la carta che fondamentalmente al mazzo dà più vantaggio. Sì. Quindi sai che devi fare soprattutto around quello, mentre quando riguarda il mio caso non sai minimamente quello che aspettarti. Ecco, oh, magari diciamo che questo effetto sorpresa comunque, appunto come dicevo, in Svizzera contro Vernizia ha fatto particolarmente effetto, perché appunto in seguito a un flip di un mercante magico mi erano entrate due pedine di dandy e lui aveva un board settato con uno Shura, un Vaio e tre set dietro. Ok. Tra cui ho detto è impossibile che non c'è un Icaro o qualcosa, dico che non mi dirà niente. E una volta flippato il mercante con le due pedine a tavola faccio normal strega, al che segue un va bene. Dico, io esterefatto, dico come va bene? Lui sì, ok, summon ok, e allora vado best in gra e fa rosa nera. E lui quando vede che prendo l'extra in mano ci rimane tra virgolette un po' male, nel senso fa, ma perché è tuner? E faccio, sì è tuner. Ah, e poi non aveva niente per negarmi la rosa nera, quindi il G1 proprio scammato così velocissimamente. Era Icaro settato. C'era un Icaro settato. C'era un Icaro settato. C'era un Icaro, un botto e una Iada, quindi alla fine comunque ha pescato uno degli Iada, ma ha rimosso il rosa nera, però comunque mi sono mangiato tre carte. Sì, no, penso che stava anche una soddisfazione. Sì, è stato forse il rosa più bello della giornata. Il rosa nera più bello. Nel caso, se te avessi attivato Icaro, riuscivi a ritirarla su la partita? Allora, in realtà sì, perché cioè l'idea mia era prendermi Icaro, cioè nel senso quella strega serviva a prendersi Icaro in quel frangente. Quando non se l'è preso è andata benissimo, quindi ho detto perfetto, a posto. In realtà appunto mi aspettavo qualche removal e avevo comunque per far carte per fare comeback, fra cui una Fortress, la Bodega, la Special in mano, quindi c'avevo follow up anche sull'Icaro, sulla strega. Okay. Quindi l'idea era appunto proprio quella di forzarglielo, perché una volta che lui mi ha pittato e ha portato Vaio e non si ingra in due, vuol dire che sotto c'è Icaro. Sì. Quindi appunto no, è andata bene così, non... ecco, diciamo che un game gliel'ho scammato su questa sua piccola negligenza. Oh, nel senso, Yugi funziona anche per questo, nel senso. Sì, poi tra l'altro è in lingua, quindi non era neanche coreana, proprio era... No, ma infatti se nel caso fosse stata coreana, cioè lui la doveva conoscere, sapere che era... Sì, cioè nel senso lì sta a te giocatore. Cioè, te chiedi. Chiedi, nel senso se non sai quello che fa la carta, chiedi. No. Ecco, non rischiare scenari come questi, che ti arriva una rosa nera tra capo e collo che non ti aspetti. E io ricordo che esiste Neuron che traduce le carte. Anche sì. A parte quello. Ma in quanti eravate? Eravamo, se non sbaglio, in totale o 233 o 234, una cosa del genere. Sì, mi sembra 233 se cazzo, non sbaglio. Eravate tipo, penso, almeno...
La trentina, no, più del doppio dell'anno scorso. Sì, l'anno scorso, se non sbaglio, era eravamo sui, era... 101, sui 110, se non sbaglio, fra i 110 e 120. Sì, perché era Gotta, me ne ricordo che eravate di più. Cazzo. In realtà a Gotta non, non ho partecipato. No, cioè io c'ero. A Ugeri? Sì, sì, stavo lì. E mi sembra tipo eravate 180. Cioè, eravate iniziati. Sì, sì. Cazzo, 230 persone per Edison. No, no, è stato un bellissimo evento. Eravamo veramente tanti, è stato veramente bello. Poi, vabbè, nel senso, la location è sempre bella, molto, tutto molto... I premi sono sempre interessanti. Esatto. Comunque l'evento è stato organizzato anche meglio dell'anno scorso, perché comunque l'anno scorso abbiamo cominciato, se non sbaglio, addirittura forse quasi 2 ore di ritardo. Sì, che start, sì. Poi era finito a 1. Esatto. Quindi, no, stavolta invece è scorso tutto abbastanza liscio e anzi siamo riusciti a rientrare in quelli che sono orari abbastanza umani. Se non sbaglio, a 1 abbiamo giocato la finale. Era finita, beh, insomma, beh, intorno a quell'orario lì. Guarda, te racconto questa. L'anno scorso ho fatto questa intervista con Turna. Il microfono non funzionava. Ah, quindi fantastico. No, io intanto sto controllando il microfono, sì, per, sì, vedere, no, se funziona. Da segni di vita, quindi. Sì, sì. Bene, a parte questo, adesso passiamo alla decklist. Fammi vedere che diamine hai giocato. Cosa mi sono, diciamo, inventato, tra virgolette. Sì, sì, sì. Allora, cominciamo con le uniche due carte che non sono mostro del mazzo, cioè le due fortissime Pot of Avaris. Il loro unico scopo è andarle a prendere di mercante e farci vantaggio, quindi è un più uno secco. Sì. Un più uno secco che poi magari ci recicla alcune bombe, come magari è il mono rosa nera che è limitato, sì, a uno, oppure magari c'è, riporta dentro comunque carte forti come Debris, Fusoliere, eccetera. Che adesso proseguiamo. Però un attimo, nel caso ci parti, colleggiare, mercante, puoi utilizzarlo in altro modo? Allora, se parto con la doppia pot in mano, no, nel senso il mercante diventa un brick. Ah, ok. Però tra fatto che magari lo scarti con quick draw o comunque cerchi di o lo baiti sul, quando sai magari che l'oppo fa una carica della brigata e setta un rigo. Okay, sì. Anche se non può risolverlo, mi è capitato di settarlo come facendo bluff, sapendo che poi mi sarei preso un Gaius o un Rigo. Mm. Quindi anche me l'avessero flippato, sì, non sarebbe successo nulla. Però ecco, sì, il mercante, se parti con la doppia botta, sì, in mano, è un brick. Poi ovviamente, vabbè, un Dore, il magico porco spino culo bulloni, che è veramente una carta fortissima su sto mazzo, me ne so fortemente innamorato. Dà spazio a tante giocate il porco spino, cioè una giocata standard che può essere normal strega, che te fa più uno perché fa pescà. Sì. Dopodiché puoi scartare porco spino più fortress per evocare fortress, e a quel punto puoi anche sfruttare il porco spino rievocandolo, perché hai un tuner che è la strega. Okay. Quindi riesci a fare un sincro 6 più fortress in maniera abbastanza agevolata. Mm-hmm. Molto molto forte. Ovviamente il Sorcerer monocopia fortissimo a vincere partite. Trago Evia Entrap, perché non giocando trappole, comunque il set delle Entrap, Trago Evia Gorz. Mono e mono? Sì, per forza. È doppio father. No, Trago Evia era uno all'epoca? In Tengu è a 2, in Edison è a 1. Okay. E doppio Battlefather, perché appunto non giochiamo assolutamente nessuna parata, quindi qualcosina, okay, ci serve. Doppio Sidra, perché è una special, è grosso, è un 200, sale sopra Sirocco, sì, sì, ti aiuta moltissimo a fare play around Icaro e fa benissimo il suo lavoro, cioè prende se bottomless. Lui se prende bottomless al posto di fortezza, solitamente è quello il suo mestiere. Vabbè, alla fine lo puoi utilizzare anche per mirror o anche per tirare è il fortissimo mirror. Risolve uno dei grossi problemi di questo mazzo, che è Catastor. Mm. Perché se mi trovo davanti un Catastor, diciamo che bene o male mi picchia più o meno tutto il mazzo, e Cyber Drago almeno lo sparecchio per tirare dentro il Chimera Deck, che sì, sì, risolve la situazione. Cyber Eldanin in doppia copia, carta fortissima, carta che è stata letta un miliardo di volte durante la giornata, perché la gente non sa quello che fa. Io ricordo che tipo si pompava di 600 per ogni carta rimossa. 5. Allora, praticamente si evoca special, soltanto special, rimuovendo dal terreno o dal cimitero tutti i mostri macchina luce che hai. Okay. Dopodiché prende 500 per ogni macchina luce che hai rimosso, ma solitamente è una pippa da 500, 1000 massimo. Mm-hmm. Soltanto che fa un Boldex più forte, nel senso che quando viene evocato special in questo modo, manda al cimitero tutti gli altri mostri scoperti sul terreno.
mi è capitato di tirarlo su uno Stardust e truppa. L'oppo con Stardust e truppa, io gli ho tirato un Eldanin, è stato veramente enorme. Perché ovviamente non si prende Starlight, non si prende Stardust, perché manda al cimitero, non distrugge. Ah, quindi, è bellissimo. Quindi non risolve truppa, non risolve Stardust, non prende Starlight, è veramente un board wipe che non si aspettano. E in combo, cioè relativamente in combo, l'effetto sorpresa fra Father e Eldanin poi te fa rivaldare partite. Doppio pistolero, perché non puoi non giocarlo in un mazzo del genere dove comunque giochi tanti mostri e tanto cimitero, quindi il poter fare un trapano, andate a ciclare i mostri, sceglie deve o male le carte, ti aiuta tantissimo, ti aiuta tantissimo. E contro alcuni mazzi come Monarch, il fatto di averci sempre un trapano che rientra in standby, non targettabile da Raiza, Gaius, Monarchi vari, è veramente veramente forte. Ma poi tipo riesci di base avere sempre il mostro sul terreno da tributare. Tanto diciamo che l'evocazione sua è sempre special, quindi non dico per lui, dico ti entra special lui, vai di Caius, di altra roba. Ah sì, cioè comunque mostri ce l'ho quasi sempre, quindi rientra trapano, o inizio con la lock col Dentist e in end lo riscarto, rifaccio pedine e magari stallo un po' il game così in attesa di pescare qualche risorsa, oppure comunque pistolero mi apre lo scenario a quei singro che possono essere appunto Drill Warrior, che ovviamente è stato quello più abusato durante la giornata. Ovviamente lo fai sempre tramite o le pedine dei Dandy, o un mercante, o il Father, altrimenti anche le Naga. Altri livello 1 non li giochiamo, quindi non c'è Triborn, non c'è altro modo per farlo. Alcune, su qualche lista vedo che giocano anche un mono Triborn, perché comunque millata al cimitero in qualche maniera ti ritorna sempre standby, perché non setti, è comunque sempre un più 1. Poi giochiamo ovviamente il doppio mercante, fortissimo, più di una volta partenza in mano mercante più pot, che lì è, chiamiamola Nuts, perché setti mercante, sai che ti arriva la seconda bot e molto probabilmente riesci a tirarne due con turno, fai un più due e è veramente gigante. Doppia Cyber Naga, perché oltre a essere macchina luce per Eldanin, è comunque sempre buona da scartare per Fortress, per l'evocazione, e comunque può essere anche un ruggito minaccioso, oppure se va a rimuovere magari un mercante che ha già risolto, che ormai è inutile sul terreno, o la classica pedina dei Dandy, comunque ti ridà carte in mano, che diciamo che è l'unica cosa con cui tu giochi fondamentalmente. Doppio Dandy per forza di cose, questo c'è ben poco da spiegare. Doppio Debris, che comunque è una singola carta che può portare rosa nera, quindi è forte, molto forte. Poi ovviamente porta spesso anche Stardust tramite token, o comunque anche un Father, e poi durante il turno mio faccio Debris più Dandy per portare un 8. È forte, anche può essere comunque un 2005 che bitta se tiri su Rico e sincronizzi per un Iron Chain, e fa il suo lavoro. Vuoi non vuoi, Debris difficilmente va sprecato. La strega, eccola, l'MVP, la carta poco conosciuta. Lei pure carta fortissima secondo me, che purtroppo trova spazio soltanto in un engine come questo, perché in altre situazioni se giri una magia o una trappola in cima al mazzo ti bruci la normal, ti bruci una carta, diciamo che sei andato troppo sotto per provare a vincere il game ormai. Ok, però cos'è che fa che non lo so? Allora, la strega in pratica è un tuner livello 4, come si può vedere, oscurità 1007, e se non possiedi altre carte sul terreno peschi una carta, la riveli, se è un mostro la tieni e strega sopravvive, se no c'è una trappola va al cimitero, strega viene distrutta con la carta che hai girato. Quindi è un buonissimo turno 1, perché se non hai la classica fusoliera a do fortezza basso o comunque il Rico da settare, strega, pesco, io ho comunque 6 carte in mano, 1007 a tavola, che è anche un tuner, tra virgolette obblighi l'oppo a dove fare una giocata proattiva e non lasciate il tuner a tavola. Cioè magari ecco il classico Vaio Turbo che si ritrova con un Grefer in mano e un Rico, è più propenso a fare Grefer, ovviamente sfruttare l'effetto schiantasse piuttosto che fa setto Rico basso. Quindi diciamo che forzi un po' le giocate, come turno 1 è molto forte e in accoppiata con Gallis comunque porta sempre, eccolo qua, porta sempre un rosa nera, porta sempre un Black Rose, che su sto mazzo ne abusi tantissimo.
Dopodiché c'è il pacchetto Rico Hamster, i Gallis ovviamente fortissimi anche pacchetto Rico Hamster, che in realtà in una prima versione del mazzo non c'erano. Dopodiché però, visto che molti main giocano la mano oppression o magari quelle carte fastidiose, fra Chimari ti trovi un Vanity che non ti aspetti, carte del genere che a me non fanno letteralmente giocare, mi mettono in ginocchio, servivano out per poterle tradare anche le C1. Quindi okay, non potevano non trovare spazio a Condi Fat. Troppo forte come engine, Rico un removal a target che tra l'altro se te lo fanno in battle non è neanche negabile in alcuna maniera se non da Araldo Ira Divina, cosa, carta che penso nessuno abbia mai listato su un mazzo di Edison. Me la sono beccata. Sei riuscito a prendere una Divinbrat, ok. Poi ovviamente Caius, carta del formato, non si può non giocare, messa ovunque, secondo me anche in BV ce ne metterei tre perché sono troppo forti, una rimozione, cioè una carta che rimuove a target, se in più se è un mostro dark fa pure 1000, è veramente la carta più forte del formato secondo me. E poi il pacchetto Mech con le tre fortezze, tre fusoliere e mono forza. Ok, ho due domande. La prima, tipo la mancanza di qualche trappola non la senti tipo oppression? Che sono... Allora, non sono un fan di oppression, nel senso che non mi piacciono le carte che non fanno giocare l'oppo. Nel senso che la trovo un po' un'infamata. Stiamo giocando a Yugi, nel senso non si... Lo so, però ecco, magari preferisco... Cioè, per carità, Oppression ormai ha preso piede ovunque, perché comunque è una carta troppo forte nel meta. Quindi ormai vedi mazzi zombie, cioè classico zombie che in G2 decide Oppression. Però ecco, io ho una fobia che è quella di... giocare Oppression, ad esempio, e poi anche per dirti la classica lista di Vaio Turbo, no? Magari dentro il mazzo gioca la mono Oppression, poi c'è qualcuno ce lo gioca, qualcuno non ce lo gioca più, richiamo il posseduto, sì, da adduntore. Io ho la fobia che nel momento in cui pesco Oppression e la giro, le tre pescate che faccio dopo è un dore, dad e righiamo. Io ho sta fobia. Io lo so, e guarda, è successo già altre volte, per dite, anch'io. Allora, non sono un fan dei decreti, sì, non, però in questo mazzo erano necessari. Esatto, un male necessario. Spesso e volentieri comunque ho lasciato dentro Gorz con i decreti, perché tanto ti fai sempre il solito ragionamento: so 43 carte, devo pescare decreto e Gorz insieme. Tutte le volte che non ho tirato via Gorz, stava sempre l'insieme a decreto, sempre. È una cosa che non sopporto, avere una carta morta per colpa mia. Ok, quindi ti dico, se gioco un mazzo che c'ha quattro carte che fanno special, Oppression non la metto, e quindi di conseguenza sono proprio portato a non giocarla. Va bene. E l'altra è, allora, giochi stregone? Sì. Perché non c'è BLS allora? Perché non è tempo, ahimè. In Edison è bannato. Cazzo, avevo questo... Perché sono dell'idea che in GOT io la posso giocare. Esatto, hai preso il formato di mezzo dove non si può. Cioè, sì, GOT sì, sì, Edison no. Ero convinto che sì, dopo no, l'avessero toccato BLS. No, 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 l'hanno toccato, okay, però l'hanno toccato in Edison perché... Vabbè, bellissimo BLS. Bellissimo e anche un po' sbroccatino, molto forte. Verrò linciato per questa cosa. Ma vabbè, c'è sta piccola defaianza. E... no, niente, era questa. Ok, la domanda, ok, ce la siamo giocata così. Sì. Poi vabbè, nel senso, il mazzo una volta visto è abbastanza diretto. Cioè, nel senso, ahimè, ho visto tanta gente giocarlo i giorni successivi su DB, perché ovviamente la lista è uscita sì, subito, quindi ho visto molta gente giocarlo e magari mentre sto a cena mi metto in watch e guardo qualcuno che gioca e nel senso mi fanno strozzare, come si dice, quando vedo gente che fa in main 2 Gallis passo, perché no. Tanti che fanno fusoliera a do forza e poi provano a fa Gallis e a Milla Fortress, perché va bene, o per tirare 800 danni in più, vuoi tirare 800 danni in più con Gallis più magari metti che ne milli in altri 800 1400 per tettero sto Gallis che fastidio, sì, te dà, sì. E soprattutto un mio ragionamento è stato che la gente c'ha molta più paura, secondo me, di 6 carte in mano che di 3-4 trappole settate. Perché bene o male le trappole riesce a leggerle, okay, meglio. Sì, è vero. Mentre le carte in mano
non c'hai quella capacità di lettura che c'hai piuttosto con una set. Quindi non sai se aspettate un Gorz, un Battlefather, magari ti riprendo board il turno dopo con Eltanin, magari ecco ti puoi prendere un turno esplosivo fra Cyber Drago, più Fortress, più Caius, cioè ci stanno parecchi turni grossi dove puoi andare con parecchi danni. Diciamo che le set alla fine dice, sono quelle, a parte la roba di archetipo come può essere Attacco Icaro, però tanto c'è Bottomless, esatto, meno male, Riflessa, TT, Judgment, poi cos'altro c'è? Oppressione, se... Trap Dashot, no. Sì, esatto, Oppression, Dashot, e diciamo che bene o male le più sì. comuni sono queste. Poi ci stanno anche tante discard trap che hanno preso piede nel meta, come Recechi Break e Phoenix Wingblast, okay, sì. che magari appunto ti aiutano a setupare il cimitero, se sono sempre attivabili in risposta, quindi sono sempre forti, magari appunto rispetto a una Prison che devi invece subire un attacco per poterla tirare. Però il discorso mio è sempre stato questo, cioè l'oppo già due set e io tiro mostro, nel senso che spesso e volentieri magari appunto lui già due set, che me frega, evoco Airframe Addo, cioè io il più uno l'ho fatto, sì. se poi se prende Bottomless, Torrenziale, Prison, ma il mio più uno l'ha fatto. Quindi, ecco, alla più puttana, come si dice, se prende una Prison, se prende un Bottomless, ho comunque fatto più uno. Io con una fusoliera ti ho fatto un tifone e mi sono aggiunto una forte, alla peggio. Stesso discorso per la strega, che comunque te fa pesca uno, quindi parti di base che te dà un più uno in mano e poi dopo, se si prende la trappola, se anche presa la trappola, ha fatto il lavoro suo. Alla fine non ti rischi neanche l'OTK, anche fa così, dici, vabbè, esatto. prendo il mostro, lo schianto, anche se so a campo libero. Sì, e... esatto, non essendoci... Allora, il discorso è che grossi mazzi che riescono a OTK su sto formato, che magari se ne escono con tantissimi danni in un turno, c'è appunto Vaio Turbo, Lightsworn, ma diciamo che secondo me è un mazzo che è un po'... Ci devi partire con la mano veramente forte e dà cioè, la roba giusta. Devi, come si dice, un po' di gioco d'azzardo, sì. nel senso che è un mazzo che se ingrana è un treno. Però ecco, il problema su un torneo grande dove tu comunque fai quei 8-9 turni in Svizzera, dici cazzarola, non deve puntasse mai, cioè, quindi è un po' difficile vedere magari mazzi del genere che toppano o comunque dalla parte alta della classifica, perché comunque c'è quella componente dei brick purtroppo in questi mazzi che è alta. Però vabbè, ovviamente servono per dargli una contenuta, perché sennò sarebbero troppo forti. Beh, però nel senso, brick fino a un certo punto, perché comunque è un gioco Edison che si struttura in più turni. Strutturandosi in più turni è difficile che c'hai proprio la mano brick rispetto a quello che è uno standard, che io se c'ho la mano brick io ho perso, sì, proprio. Sì. Allora, senza dubbio, in Edison, meno male, puoi riuscire ad aggiustarla con 2-3 turni di pescate, però il discorso è che ci stanno alcuni mazzi che magari 2-3 turni di pescate non te le danno. Mazzi magari più agro, come può essere anche il mazzo mio, che se io vedo che tu comunque titubi e inizi a far pesco basso, io mi sbrigo, cerco di montarti sopra più veloce possibile. Secondo me meno carte vedi, e ecco, pure questo è stato un ragionamento che ho fatto spesso durante la giornata, fare play around una tua paura. Okay. Nel senso che c'hai paura di quella mano, che magari se te la prendi hai perso il game, ci sta. Però ecco, se non te la prendi vinci. Cioè posso sta sempre magari a giocare con la paura che l'oppo già brain in mano, l'oppo già torrenziale sotto, l'oppo già mirror sotto. So quello uno per che di te tante volte fai, oh, se ce l'ha sti cazzi ho perso. Perché alla te butti. Cioè, la carta, questa settata può essere Rico, come può essere il mercante. Esatto. Cioè, alla fine o te la rischi e può essere che te va bene, o magari rischi di dare vantaggio all'avversario con una carta che è stupida, che potevi levare tranquillamente. Esatto. Poi, tra l'altro, ho perso anche il G1, mi hanno fatto notare replay con Gasirag in finale, perché avrei potuto trovare chiusura tramite, appunto, ecco, la paura delle set. Avevo paura di un torrenziale, quindi ho fatto, quando mi è rientrato Trabano e standby, ho ripreso mostro, ho rimosso Trabano e poi ho flippato Rico per andare a rompere la set, avendoci paura di beccare un torrenziale. Ok. Altrimenti avrei potuto lasciare Trabano a tavola e avevo un Gaius in mano, quindi tirando Gaius con il trade su un Armageddon, non so se non sbaglio lui aveva, con i danni su Armageddon più il Trabano diretto, ero arrivato all'Ital. Però per paura di quel torrenziale, in realtà poi alla fine ho perso, perché il G1 l'ho perso. Ecco, so quelle cose che, non lo so, chiamale magari sensazioni, sì, induido. Sì.
poi dopo appunto, cioè il discorso è, se io faccio troppo play around una cosa, cioè è un po' come quando te la tiri, tra virgolette, no? Cioè tu dici, magari non sciamo perché è già torrenziale, aspetti quei 2-3 turni, magari lui non ce l'aveva torrenziale, ma in quei 2-3 turni l'ha visto, è arrivato. Sì. E quindi, tra virgolette, ti sei dato la zappa sui piedi da solo. E ecco, diciamo che è un ragionamento che mi sono fatto, che mi sono ritrovato a fare parecchio, che mi ha premiato quel giorno. Quel giorno mi ha premiato parecchio. Più che altro dipende tanto dalla situazione in cui ti trovi, nel senso... Sì, sì, ovvio. Se... Conosci il mazzo dell'oppo, sì. Sai magari come... Magari, cioè, sto mazzo c'ha tanti più uno. Sì. Tra gearframe, streghe, o magari comunque i Gaius che... De per sé quando vanno a rimuovere un target te fate generano più uno comunque, perché vai a sacrificare magari Bedine dei Dendi o un Battlefather che il sì. suolo già l'ha fatto, quindi magari ci sta rischiatela su un torrenziale, rischiatela su una mirror, per poi magari conoscere sempre la conoscenza, essendo a conoscenza del mazzo dell'oppo, dire posso recuperare facilmente col meno uno quel... e poi magari te la ciostri un po' come preferisci. Se no c'è anche l'altro mech, quello da structure, quello che sercia fusoliera, quello che sercia union. Che sercia union. Esatto. Il Peacekeeper carino, sì, carino, però cazzo, Rigo gli fa perdere timing, che coglioni. Se avesse funzionato, se rotto da Rigo, sarebbe stato sicuramente almeno uno nel mazzo. Invece purtroppo, essendo che quella merda di Rico fa perdere timing alle cose perché milla dopo aver distrutto, sì. Purtroppo gli fa perdere timing tre quarti delle volte, o se prende Gaius o se prende Rico, quindi non risolve quasi mai. Cioè è una giocata che è value perché comunque te aggiunge un pezzo che è molto forte per quello che riguarda l'engine del mazzo, ma che molto probabilmente non risolverà mai. È perché io l'ho provata come carta, però mi sembra una carta che mi rallenta ancora di più il risultato, esatto. Che devo ottenere. Se devo arrivare a lui, non posso giocare una carta che mi sercia il pezzo, che poi mi sercia, sì, anche. Che poi tra l'altro te lo sercia in seguito a quando viene distrutto, quindi comunque deve verificarsi la condizione, se l'oppo non te lo picchia rimane lì, se lo tributi non funziona, se lo sincri neanche, se lo sincri nemmeno, quindi ecco, diciamo che buona fregatura, okay. Ecco. C'è sta lo spot in cui magari tu tiri contro, ecco, qualsiasi mazzo che magari possa essere PV, Herobit, classico, Alius, Diva e tutto quanto, sono mazzi che comunque difficilmente non te vengono attaccati in bat, cioè tutti i turni comunque trovano modo per venirti a menà, e in quei casi lo risolvi quasi sempre, però in altre situazioni, come appunto può essere il mazzo più popolare del meta, che è Bayou Turbo, tra Gaius, Rigo, eventuali Syncro come Brionac, sì. Non te lo fanno risolvere mai. Purtroppo il Peacekeeper ha già sto piccolo difetto. E va bene, passiamo alla side e all'extra. Sì, Turbo Guerriero mai fatto. Ho fatto solo una volta durante la giornata. Era servito? Il dilemma era doppio in realtà no, perché avrei chiuso lo stesso con Trapano, quindi non serviva. Il dilemma era doppio Trapano o Turbo Guerriero. E mi ho detto, dai, mettiamoci Turbo Guerriero. Non è mai servito. Però vabbè, ce l'abbiamo messo. Jan Karcher, pure lui, mai tirato. E in realtà ho anche rimpiando il Nitro... Nitro Guerriero. Il 2008. Il Nitro Guerriero. Nitro Guerriero, sì, sì. Esatto. Il Nitro Warrior, esatto. L'ho rimpiando perché in alcune situazioni mi avrebbe salvato le chiappe. Beh. Invece c'avevo sto zozzo. Però sinceramente, forse preferisco lui... Cioè... Preferisco togliere il Turbo Guerriero. Sì, allora il discorso è che Nitro. Il secondo target da 6 serve troppo, perché fra un father magari ti trovi con un pistolero briccato in mano, ti serve fare qualcosa. Il doppio target da 6 ti serve quasi sempre. Okay. Quindi sul doppio livello 6 non si discute. O probabilmente diventerà un doppio Trapano. Fra tutto quanto, alla fine diventerà quello. Jan Karcher molto probabilmente verrà scansato, perché ecco, diciamo che per quanto riguarda il main ho molti pochi dubbi per questo mazzo. L'unica cosa, la cosa che, appunto, che sta più in bilico è l'extra, perché ci stanno varie carte che vorrei implementare, che però fatico a trovargli spazio. Procediamo, poi ti sì, dico sì. Magari quali sono le opzioni che vorrei implementare. Per quanto riguarda comunque il pistolero siamo arrivati, poi andiamo in ordine di livello. Braccio arsenale non può non esserci, troppo forte, ti fa trovare chiusure che magari non avresti con le bedine, con bedine dei dandy, un tore, per carità, lo faccio male con sto mazzo perché c'ho soltanto un tore come tuner da due, quindi o lo fai con quello o non lo fai, però la possibilità di farlo comunque ce l'hai lì, lo sai,
puoi farlo, è grosso. Poi soprattutto in un mazzo dove magari fai, c'è sempre la Fortress d'epoca special, quindi bene o male ce l'hai quasi sempre un target su cui attaccare il braccio, quindi poi una Fortress da 3-5 che va a picchiare una Titania per 3500 danni diretti è grosso. Okay, no, male. Più che altro perché adesso ciò che ci ho fatto a caso, nel main non c'è brain control? Non c'è brain, no. Gioco soltanto bot. Ok. Gioco soltanto altre due trappole e una macchia alle side, quindi poi te le farò vedere. No, più che altro perché, cioè, tu dici spesso hai detto di base prima che è la carta più forte del formato, quindi... Sì, esatto, Brain sicuramente è la carta più forte del formato, però ecco, diciamo che preferisco il pacchetto Gallis più Streghe. Ok. Quindi mi hanno portato bene. Sì. Però proseguendo con livello 5, che ne è solo uno, appunto, il Catastor, comunque lo porti di Strega più Token, Strega più Father, anche se solitamente la Strega ha altri compiti piuttosto che il Catastor. Ma o l'untore più un dandy classico che non può mancare in qualsiasi extra. Ci abbiamo soltanto lui come livello 5, non c'è Android, appunto, perché peniamo a fare. Andiamo più per il livello 6, livello 8, sì, che è livello 4 e 5. Quindi qui ecco, abbiamo tagliato al minimo sindacale per mantenere interi gli spazi di extra. Poi livello 6, vabbè, immancabili Goyo e Brionac, perché diciamo che sono comuni in tutti gli extra. Poi c'è Iron Jane, perché ovviamente essendo Cedevris, sì, più Irigo, pure lui è obbligatorio. C'ho un dubbio, se era 6, l'Urquizas Flambel. Sì, ma non è Drago. Ok. L'Urquizas sì, è un 6, ma è un 200, quindi è un po' piccolino all'inizio. Il discorso è che il povero Urquizas non riesce a tradare su determinati mostri in maniera diretta, quindi magari deve fare un paio di attacchi per poi bombasse, e spesso e volentieri magari vuoi un 2-5 che magari se va a schiantare su una Z, sì, e risolvi il problema alla radice, o uno Stardust, ecco. Mono 7 che è rosa, abusatissimo, cerchiamo di ciclarlo sempre con le pot per poterne tirare più di uno a game, perché sono veramente fortissimi. Livello 8, questo sempre per il discorso... È un 3000. È un 3000 che picchia, è un 3000 che fa malissimo ad Amaryllis, perché è il classico turno forte di Amaryllis in cui rimane con Titania più Amaryllis e metti una o due pedine dei dandy, e lui clina tutto. Quindi poi lo tiri dentro dei Nevris fondamentalmente, quindi è, cioè, non tagliabile. E con gli 8, ecco, abbiamo... Ho dovuto tagliare il Tough Ruler 2-7 psichico, che... Ah, il punitore finale. No, è l'arcidemone dominatore dei pensieri. Sì. L'ho cattato perché, diciamo che come livello 8 questi due sono il minimo indispensabile. Il Dark End, giocando tra Caius e Sorcerer, non me l'ho sentita di non giocarlo, perché comunque non fa triggerare carte che vengono distrutte, perché anche lui manda al cimitero, e secondo me è fortissimo, quindi... Non tagliabile. Ecco, il Tough Ruler invece non ne ho sentito così tanto la mancanza, alla fin fine non è in dubbio lui, sì, diciamo che per adesso sta in panchina, al posto suo è quello. Ovviamente il Chimera Deck, perché già deve andare a risolvere problemi come Catastor avversario, quindi fa sempre comodo. E ovviamente poi giochi doppio Sidra the Main e anche il Mirror Match, sì, contro macchina è fortissimo. E il Wurm delle Nebbie, classico 9, che ci diciamo tutti, non lo faccio mai, però la volta che non ce lo metti, te trovi sempre in quello spot in cui ti avrebbe fatto vincere. Sì. E quando ce lo metti, non lo diri mai. Vabbè. Però diciamo che, anzi, durante il Nazio, un game me l'ha fatto vincere. Più che altro è sempre, è come Metamorfosi. Ci sono delle fusioni che non giochi, però è sempre meglio averci target per ogni livello. Esatto, esatto, sempre meglio non rimanere a bocca asciutta. E ecco, l'extra è questo. Poi i giocatori che stanno lì per entrare in rosa sono Gothams, perché comunque più di un game mi sono ritrovato in una situazione in cui, avendo Fortress a tavola e magari un Tore al cimitero, avrei potuto magari fare Gothams per poi scartare un Eltanin o un McForza e ritirare su nuovamente Fortezza. In due game mi avrebbe dato chiusura questa cosa. Poi quant'è Gothams? 300. Quindi di Gothams comunque è grosso. Andrebbe sopra anche una... Esatto, va sopra anche un Archfiend, un Red Dragon Archfiend, andrebbe sopra un Drago Fatato in difesa, sì, un Dark Creator in difesa, e quei 100 vanno sopra anche a una Z con un solo acqua a tavola.
Vero. E grosso, grosso. Gothams è veramente grosso. E lui è un buon candidato ad entrare in extra, sinceramente. E al poi posto di cosa nel caso? Allora, per adesso quelli che stanno in ballo sono ovviamente l'Archer, ma che andrebbe sostituito col Nitro Warrior. Sì. E poi in realtà Gothams dovrebbe entrare al posto del Worm, secondo me. Gothams è livello 9, fa, però lo puoi fare soltanto con Tuner più Mostri Terra. Ok. Quindi l'unico modo che ci avrei per tirarlo sarebbe un Dore più Fortress. Un Dore più Fortress, oppure se ci arrivo in maniera strana potrei fare anche Gearframe più Gallis più un Dore, perché anche Gallis comunque è terra. Quindi fai Gearframe e Gallis doppio terra più il Tuner da 2 che fai 9. Con la strega no, non penso di riuscirlo a fare. No, con la strega potrei riuscirlo a fare con le pedine dei Vendim. Però magari, aspetta, hai detto uno o più mostri, quindi non puoi farlo con no, non devono essere tutti terra. Cioè nel senso, lui vuole il livello 9 totale, sì, di cui un Tuner più mostri terra. Ah, ok. Quindi poi in realtà ecco, è una delle poche carte in Edison che non specifica neanche non Tuner. Ok, ok. Infatti ai tempi, magari quando mi ricordo giocavo per trollare Morfotronico, facevi telecomando che Tuner livello 3 terra, Machine Duplication, ne entravano 3, 3, 6, 9, facevi Gothams con 3 Tuner. Ecco, più giù. Però c'ho qualche modo per tirarlo, è un po' complicato, però ecco, mi sono trovato in diverse situazioni in cui mi avrebbe cambiato la partita, che sì, poi per carità sono comunque game che alla fine sono andato a vincere, però mi avrebbe cambiato qualche situazione, ecco. E l'altra, hai detto, è Nitro Warrior. È Nitro Warrior, sì, perché purtroppo il Junk Archer ha un grosso difetto, che il mostro lo fa rientrare. Cioè, quindi, cioè, per carità, trovi uno spot in cui magari il mostro... Ti serve se devi utilizzare, diciamo. Esatto, magari se tu trovi quella board dove l'oppo già un mostro solo e tu c'hai bisogno di andargli faccia con quei 2000 danni, fai Junk Archer, glielo banni e picchi. Però non mi è capitato quasi mai. Mm-hmm. Ecco, magari hai già avuto la giornata sfortunata il Junk Archer, non era la giornata sua, è stata più la giornata di altre carte, però sull'extra ci si potrebbe ancora lavorare un pochino. Capisco la difficoltà, sì, sì, sua, perché nel senso ti becchi un Caius, ti becchi un altro sì, monarca. Sì, esatto, poi il problema è che è un 2-3, cioè nel senso è forte perché se va a rimuovere, può rimuovere il token dei Gorz che poi sì, non sì, torna, varie pedine, varie ed eventuali, però il discorso anche, ecco, il mostro ritorna durante l'end phase, non è che dice viene rievocato specialmente, già se ci avesse avuto sta piccola dicitura... Dici fai bottomless, fai... No, ma ci avrebbe avuto più giocabilità perché anche, ad esempio, se tu vai a rimuovere un Armor Master evocato da Vaio da Cimi, non potendo riesse evocato specialmente, non tornerebbe se rimosso sì, del Junk Archer. Invece purtroppo dice torna, non dice rievoca speciale, quindi ecco, diciamo che c'è sto problemino. Può rompere le lock, ecco, l'unica utilità magari che c'ha un po' più effettiva è che una lock con le rane la spasi, ne spasi una, quell'altra la picchi e la risolvi in questa maniera. Però ecco, questa diciamo che è l'unica cosa che lui fa in più rispetto al Nitro Warrior, secondo me, che lui la lock con le rane la risolve, il Nitro Warrior rimane lì e guarda. Però potresti provare a buttarla di side, quello, da sostituire. Forse, forse, però il discorso è che secondo me 15 spazi di side sono pochi per coprire tutto il meta, quindi so sì, fondati sì, proprio al millimetro. Adesso infatti li andiamo a vedere, ci stanno i tre paghi cefalo, vabbè, e vabbè, la carta questa è fortissima, ma soprattutto anche per il flip, che secondo me è la parte più forte dell'effetto, che comunque è una carta che vince da sola contro Frog Monarch, che non può fare più niente. Vero che non gioco trappole, quindi nel senso sarebbe forte anche contro altri tipi di mazzi, magari Vaio Turbo, comunque magari lo slowino, gli fai fare quelle giocate di Armageddon, rimuovo sì, evoco Armor Wing, picchio, lo rallenti, però è vero che non giocando parate lui evoco Armageddon lo picchia, sì, sì, quindi muore subito. Forte invece contro Frog Monarch o Frog Hero, perché se non pesca magari quello Stratos, quell'Alius, però diciamo che c'è quello, c'è Scintilla Gemella, però c'è... la versione Frog non lo gioca, la Scintilla, ah, sì, la versione con le Frog i Robit, no, i Robit appunto è una carta, sì, che ti dico, ad esempio, come ti dicevo, contro Vaio Turbo comunque sarebbe una carta che non è proprio stupida, però non li ho mai messi dentro contro Vaio Turbo proprio per sto deficit, perché intanto mi cambierebbe un turno a tavola, sì, sì, non giocando parate. Poi ovviamente Corvi, i corvi immancabili, questi più ce ne stanno e meglio è, tanto come troppo forti, esatto, solo questo sta
come entrap nel formato ci stanno appunto gli araldi, luce, viola, arancione, ok, e però verde. Quello per fairy? Sì, esatto, però è di archetipo, quindi okay. Non posso giocare solo fata, se no generiche appunto ci stanno soltanto corvi, fader, gorza, dragoeri, è finita lì, non c'è altro. Cioè al massimo Curivo l'ultima. No, allora c'è Curivo, poi quel muro di spine che gioca CB, non okay, mi ricordo, sì, quello che dimezza l'attacco, e da mano penso che basta, sì, da mano dovrebbe essere tutto. Poi i Ghigo, fortissimi, io, cioè, me lo criticano tutti sto doppio Ghigo de side, non viaggio a nessuno, tutti massimo uno, io di questa carta sono innamorato, uno per l'art, perché cioè proprio mi riporta ai vecchi tempi quando ho proprio iniziato a giocare, ai tempi che era Goat appunto, sì, 2005-2006, era Super The Labyrinth of Darkness se non sbaglio, Lon, sì, sì. Labyrinth dell'Incubo, cioè, era veramente una delle carte con l'art più bella che avessi mai visto, e c'ho proprio un amore spasmodico per sta carta, e poi comunque è una carta che se entra contro Vayu Turbo è game, nel senso che lo locchi perché non può più sfruttare Vayu al cimitero, sì. E non sfrutta Gardna, e appunto adesso magari diamogli un po' di contesto, contro Vayu Turbo mi aiuta, cioè queste tre che gioco inside mi aiutano a farlo passare, magari a farlo andare a segno. Sì, ma poi gli togli i pezzi anche per fare il dad. Esatto, gli spasi il cimitero, non, cioè magari la classica partenza che ha preso un po' piede, la partenza di Grefer, scarto pezzo che solitamente o è Baglio o è Sirocco e porto Garden al cimi, in modo che tu turno 2 puoi risfruttare un'altra volta Grefer. No, così qui anche per, come si chiama, l'Iceworm. Anche contro l'Iceworm game, contro Frog game, perché comunque anche quello è un mazzo che gioca pochissime back, quindi sì. Nel momento in cui lui fa rana scambio, mando rana al cimi, rimbalzo, passo, sì. Lui molto probabilmente va a fa molto molto male. Poi abbiamo i due assalitori di D, questi entrano sempre contro tutti quei mazzi che giocano virus. Quindi contro Vayu Turbo, contro Blackwing, loro entrano perché, allora, innanzitutto contro BV trala tutto. Nel senso che anche io c'ho uno Shura davanti, lo vado a rimuovere dal gioco, a me va benissimo. Contro un Sirocco la stessa cosa, e dà fastidio, dà molto fastidio. Contro altri mazzi invece, come possono essere magari appunto Frog Monarch, loro servono ad andare a togliere a Z, perché comunque risolvono anche a Z. A Z c'è un dubbio, quando lascia il terreno o quando va al cimitero? Lascia. Ok. Quando lascia, quindi sì, sì, a prescindere, in qualsiasi modo risolve sempre, però appunto magari lo vado a tradare uno per uno, comunque sì, posso settarla. E Vanity. Perché Vanity comunque, al contrario di Pachycefalo, che bene o male c'ho parecchie normal per andarlo a picchiare, tra virgolette, sì. Vanity invece, se non posso fa special, passa sopra un 2-4, è un grosso problema. Poi non c'hai set anche. Esatto, non c'ho modo, esatto, è l'unica soluzione che c'ho oltre ai Rigo. Rigo e loro. Ma c'è qualche mazzo che lo gioca di main, Vanity? In realtà no, perché diciamo qualche lista The Frog Monarch, ma puro, nel senso solo rane e monarchi, qualcuno magari ne gioca uno per the main, uno per the side, una carta che vedi più dei C2, magari. Quindi tanti giocano solo Exchange più Vanity inside, e rischi di trovarti davanti. No, vabbè, nel senso, quindi c'è senso anche, c'hai tempo anche di sedarteli e non perdere. Sì, 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 esatto, direttamente dal G1. Poi stesso discorso per Lily. Vabbè, diventa un 3-4. Questa carta direttamente dal Goat. Allora, le sue ragioni sono, allora, innanzitutto quel Vanity che mai voglio vedere sul terreno, quindi lei lo picchia e passa sotto bottomless, fa quello che deve, e lei in realtà quando va a picchiare, picchia qualsiasi ala nera con Galut e qualsiasi eroe con Onesto. Perché comunque avendo la prio io da giocatore attivo, lei tra virgolette l'ingula gli Onesti e i Galut. Quindi poi vabbè, nel senso, anche lei passa comunque sopra Shura più Galut, quindi l'unico target che magari ci va even è Galut più Sirocco. Sì. Però dopo appunto, tradi comunque pezzo, fai 1x2, Galut più Sirocco per una Lili, io ci sto, tra virgolette, come si dice. O comunque, ecco, anche in top mi ha portato una chiusura dove sta, gli mancavano 3.000 appunto, ed ho beccato Lili, quindi ha fatto la sua scena. E poi doppio Breaker, perché appunto, essendo Oppression una carta che mi mette abbastanza in ginocchio, che non mi faccio ga, il Breaker è doppio
lui in realtà era in ballottaggio all'inizio con Trapeter. Sì. Trapeter e Tuner Dark Demone 4 stelle 1009 che se vuoi bogga soltanto special mandando da terreno a cimitero una trappola continua, okay, dell'oppo. Sì, ho capito. Quindi lui era una delle idee iniziali per risolvere appunto il problema di oppression. E poi invece è subentrato Breaker perché comunque è più solido. Cioè, lui comunque è che il problema del Trap Eater è che tu, tra virgolette, lo vai a giocare quasi al buio. Nel senso che è una carta... Allora, innanzitutto, quanti ne giochi le side? C'è da capire quello. Perché ne giochi uno solo? Perché tanto tu lo vai a tirare su Oppression. Cito un attimo le trappole continue che si possono vedere formato. Più comunemente, almeno adesso non stiamo di anche catene demoniache, carte che magari sono un po' più di nicchia. Però diciamo quelle un po' più spammate del formato sono Oppression, Decreto, poi post G1 puoi trovare i Light Imprisoning o i Light Imprisoning, sì. Cioè Light o Dark Imprisoning, specchi, Mirror, imprisoning, esatto, i vari specchi e in realtà Righiamo, ma certo, sicuramente non giochi Trapeter per Righiamo, sì. Quindi diciamo che i target forti e Skill Drain. Ecco, questi sono i quattro target forti su cui tu vorresti tirare Trapeter. Decreto, tra l'altro, non è uno di quelli che me la fastidio, quindi ce ne ho tre. Ma ovviamente Light Imprisoning e Dark Imprisoning Mirror non me riprendo perché gioco per la maggior parte la metà mostri terra. Quindi non sono carte che perlomeno io salverei contro me stesso. Quindi gli unici due target sono Oppression e Skill Drain. Skill Drain che non ho trovato nemmeno uno. E Oppression però appunto va in ballottaggio tra un Breaker che se lo pesco comunque qualsiasi back... gli può sparare, la può rompe, oppure il Trap Eater che me va a prendere però soltanto la Oppression. Cioè dopo quel punto te la giochi a coin flip fra devo pescare Trap Eater quando lui pesca Oppression. Sì, e diciamo poi, che diventa un po'... Di base lui diventa pure un 1009. Lui comunque di base sì, diventa un 1009, un 1009 che poi picchia un griceto, un 1009 che poi andrà sopra Asciura. Però, appunto, come ti dicevo poco fa, quello che mi sarò secondo, adesso che ho fatto un paio di partite in più, ho giocato contro un amico che... fanatico dell'antimeta, se mi girano Skill Drain concedo, cioè quando vedo Skill Drain non c'ho possibilità di romperlo, cioè perlomeno post G1 in G2 le uniche chance che ho sono doppio decreto e tempesta, se no non c'ho altre chance per levarlo. Però, mentre il Trap Eater me lo risolverebbe lo stesso perché provare a mettere 1-1 era un'idea soltanto che appunto vai a giocare una carta tanto per randomico. Sniper ha una carta, quindi esatto, prende un po' quella sfumatura di random, de situazionale che non mi fa troppo impazzire. È come quando ti dicevano il mono, cioè, esatto, come vedi, infatti side, cioè sono fanatico delle due pair, cioè io tante volte vedo magari liste che toppano dove vedi inside c'è, cioè, mono knock, mono corvo, mono sì. Cioè, e tu vedi magari una side dove 7-8 carte sono uno pair. Non mi piace giocarmela troppo su quelle situazioni, cioè okay. Nel senso che io devo riuscire magari a... Cioè, che il ragionamento che mi faccio è che mi costa mettere il 2 per raddoppio le possibilità di pescare la carta. Sì. E abbasso magari il random di dove pescare quella carta o no per nel momento in cui l'oppo mi fa quella giocata lì. Al massimo forse... Secondo me è più stabile. Se riesci a infilarci dentro anche tifone, tanto per averci un target. Allora, ecco, un'altra cosa che forse avrei voluto cambiare della side appunto sono i due decreti in realtà. Che erano in ballottaggio, magari l'idea era fare una Storm, una Gold Wave e un ritorno totale per cercare di andare a risolvere quelle trappole che quel turno magari deloccano. E comunque rimanendo con una sfaccettatura per un mazzo che vuole essere abbastanza veloce, non vuole essere magari lento da set, aspetti sì, un paio di turni. Però il discorso è che secondo me in un formato dove la maggior parte dei mazzi giocano comunque quelle 10-12 viola de main, come può essere appunto per BV, Vaio Turbo, come fa? Cioè è troppo forte il decreto per non tirarlo. Sì, sono d'accordo. Ma se no ridurre i pachi a 2 e metterci... Pachi a 2 potrebbe magari subentrare quel tifone che mi dicevi tu per risolvere... Il tifone o il ritorno totale. Soltanto che, ecco, Bachicefalo, sì, magari posso a malincuore tagliare il 3x, perché comunque il 3x lo sai di che vuoi vederlo, cioè li vuoi vedere. E contro alcuni mazzi, come ti dicevo prima, è game, contro Marillis è assolutamente game, Bachicefalo contro Frog Monarch o Frog Hero, Frog Monarch è game proprio, cioè nel senso te lo risolve soltanto con Soul Exchange. Mentre contro Frog Hero magari c'è qualche normal in più da potete fare, ma ecco, se aspetti magari non lo tiri di turno 1, che lo tiri magari dopo un paio di turni di partita, riesci a fartelo anche sopravvivere più del previsto. Se no, ti giochi a 40? The main a
a 43. Provi a 44, ci metti anche il tifone per averci il target nel caso te lo tiri, lo skill drain, e comunque sterciabile anche dal mercante, c'è un target in più. Questo è una cosa buona, ma una cosa anche brutta. Nel senso che magari se... cioè invece la certezza che il mercante porta pot è molto forte. Molto forte perché nella stragrande maggior parte dei casi comunque tu vai a prendere una pot che poi tirà subito. E tu c'hai la certezza che... allora, se il mercante lo flippi a mano, già di base ti ha dato un più uno perché ti fa pescare una carta. Sì. Più se ti... la pot ovviamente a seguire è un più due. Che te dà in un formato dove tutte le carte che te danno più uno, come possa essere Giara dell'Avarizia, sì, sì, carte del genere, sono limitate. In un formato appunto dove i più uno li conti su una mano, avercene più di uno nel mazzo, e ho la certezza comunque di riuscirlo a fare tramite mercante, è tanta, tanta roba. E poi un'altra cosa, provato a Cesena, se non sbaglio, a Recio, dove post side appunto avevo messo loro tre e una strega toppato. Una strega ha girato decreto, è morta. Quindi mi ha traumatizzato sta cosa. Quindi ho messo dato proprio come cap massimo da giocare in main tre trappole, cioè tre magie e trappole. Sì. De più no. Perché ti dico, non tanto per il Gallis, perché il Gallis se lo fallisci sti cazzi, nel senso hai scartato Gallis al cimitero, non puoi ancora non darti per vinto. Ma quando ti succede con una strega che ti mangia la normal, più te si distrugge e non peschi neanche la carta che hai girato, anzi, dato che comunque devi girare magia o trappola per romperla, quindi diciamo che nel caso del G1 devi girare pot per farla, sì, morire, ti bruci una bot, ti sei bruciato la normal e ti è morta la strega, te stai veramente... Se te prende un fulmine fa meno male. Se te prende, cioè, quindi assolutamente... All'inizio giocavo a 40, poi ho deciso di aumentare appunto per cercare di ridurre le possibilità che strega fallisca il suo intento. Oppure, tanto l'ultima cosa è metti lui uno di main. Avere comunque sempre un target per... Uno di main ci potrebbe stare, ma non saprei cosa poter andare a tagliare. E sinceramente magari... devo testarlo a 44. 44, per adesso 43 lo vedo come il numero giusto. Ma più che altro perché non mi rendo conto di quante possibilità c'è che trovi skill drain di main di primo. Allora, fondamentalmente pochissime. Vero che... allora, il problema è questo, meno male, che tu un antimeta... c'è gente ovviamente che riporta, perché non è cosa nuova, insomma. Cioè sarà sempre quella persona che porta Jane Barne, quella, sì, persona che porta Magro Monarch, quello che porta antimeta, o Stun e basta, con Pachycefali, Raio the Main, Kiko the Main, sì, proprio... e carogne. Quindi, allora, il discorso è che appunto skill drain in main lo trovi soltanto da un antimeta. Non lo trovi da nessun altro mazzo, perché ecco, magari ultimamente qualche lista di Robit sta portando uno skill drain in main, anche se come ti dicevo io ho provato anche quello come mazzo, non me la sento di giocare 3 diva dentro un mazzo con skill drain pure, sì, che io tanto ce lo so che quando giro skill drain poi top deck diva, è un classico. Quindi però a tanti piace il mono skill drain main più il 2 per inside, quindi diciamo quel tipo di carta che tiri dopo che hai già fatto tutta la giocata, esatto, dopo che hai fatto le due giocate, dopo che hai fatto quello che dovevi, poi magari giri uno skill drain che può essere fatale appunto. Però so 2/3 i mazzi che riportano e non so neanche troppo meta appunto, a parte che Irobit è caduto un po' nel dimenticatoio, mm-hmm, ultimamente ha preso più piede molto la versione Frog Monarch, sì, cioè Frog Hero ha preso decisamente più piede praticamente. Essendo, diciamo che quei due mazzi appunto più in meta, più comuni, dove, da cui ti puoi aspettare uno skill drain, è zombie, perché per o male gioca tramite Recruiter, quindi è un mazzo che relativamente skill drain lo soffre poco e riesce a giocarci bene insieme, oppure qualche lista di un po' più anti-meta di Irobit. Essendo due mazzi abbastanza di nicchia, sinceramente non ci avevo pensato skill drain, so sincero, nel senso che appunto il dubbio iniziale è, cioè, che poi tra l'altro, nel senso, se il problema è skill drain, io skill drain è limitato a 2, io ho 3 out fra Tempesta e doppio decreto, quindi diciamo che dovrei
riuscì ad arginarlo in qualche modo. Le partite dopo, la seconda e la terza, recuperi. Esatto, c'ho modo magari. G1, se me lo girano, non posso assolutamente far niente. Quello è poco concedi subito. E, concedi proprio magari no, perché comunque magari riesci a fa giocate con fortezza lo stesso, perché dando da mano la puoi sammonare lo stesso. È vero. No, Cyber Drago anche. Però il discorso è che, ecco, nel caso specifico in cui te fanno magari Skill Drain, evoco Barbaros, Skill Drain, setto 3, passo, quando il turno mio mi risposta a qualsiasi mostro che faccia effetto, mi gira Skill Drain, lui c'è un Barbaros che è un 3000 e che non riesco a tradargli. Cioè lì o so o tra virgolette la devi buttare a culo, che te deve arrivare la parte mech in mano subito, fortezze, più forze, più Eldanin, in modo che tu stai sempre a ciclatte fortezza per poi schiandate o mena rombe, distrugge, continui su quella linea lì. Anzi, adesso che ci penso, vedi, c'è sta un out in più, perché se io evoco fortezza e riesco a farla distruggere in battaglia, poi posso distruggere Skill Drain, adesso che ci penso. Però comunque, se vedi qualcuno che ti tira uno Skill Drain al 99,9%, c'ho gang due bottomless almeno, e non due se non tre prigioni, quindi sì. Quella fortezza un attimo devi stacce coi sentimenti nel momento in cui la tiri, ecco, diciamo che sicuramente diventa una partita che al 90% vai a perdere, perché perdi Gallis, perdi fortezze, perdi Gaius, perdi Rigo, perdi Hamster, perdi Vebris, perdi tante carte nel mazzo. Quindi è una carta che non avevo appunto capito subito quando mi potesse far male, e col senno di poi ti dico che fa male, fa molto male. Diciamo che l'out ce la potresti anche avere. Esatto, un modo lo trovi, okay. Per carità, un modo si può trovare, appunto. Poi, come ti dicevo, fortunatamente in Edison è limitato a due, quindi poi post side ho altre due altre tre risposte, fra cui Tempesta e doppio decreto per poter outare Skill Drain. L'unica è quella, o che magari l'oppo faccia giocate brutte, che poi in realtà, ecco, appunto, ci stanno delle giocate brutte che ti fanno risolvere Skill Drain, come il bottomless su Caius. Cioè, se io tiro Caius, targetto Skill Drain, e l'oppo mi fa bottomless, Caius risolve e Skill Drain lo mangia, cioè se lo rimuove. Anche sì. Stesso discorso con TT, stessa cosa, ecco, se l'oppo magari ti fa una giocata brutta del genere, riesci a risolverlo in maniera più agiata. Succede, per carità, succede. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto, e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente cosa ne pensate del risultato di Federico, perché soprattutto il mazzo che mi criticano tutti, e se chiedono come, anzi se volete testatelo anche per me, cambiatelo, modificatelo, perché la cosa che mi piacerebbe di più, essendo un mazzo che gioca 40 mostri, metteteci quello che vi pare. Lo volete fare con le rane? Fatelo con le rane. Lo volete fare con Vaio Sirocco? Fatelo con Vaio Sirocco. Secondo me può averci mille sfaccettature diverse. Testate, giocate, divertitevi, giocate con amici, non giocate sempre quei due o tre mazzi che sono sempre gli stessi, che ormai hanno stufato e sto pure noiosi da vedere. Cambiate, divertitevi, che tanto è un gioco, quindi il motivo principale è quello. Però per quanto era un gioco di 693 senza scarico. Per carità, quelli sono appunto belle gioie, sì, per carità. Va bene, detto questo ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti. Alla prossima, ciao.